Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con la cucina per tutti. Abbiamo forse mangiato un po' troppo in questo periodo, che ne dite? Avete voglia di sgonfiarvi un po' con un'ottima ricetta cucinata da me? Non è proprio questo il caso, è sicuramente un piatto leggero. Andiamo a cucinare una vellutata di zucca. Ci sarà anche un pochino di panna fresca all'interno, però dai, rispetto alle abbuffate che abbiamo fatto questi giorni, sicuramente è più magra. Io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro, i fornelli ci aspettano. Bene, allora, veloce veloce andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno per comporre questa vellutata. Un litro circa di brodo vegetale, che ho fatto precedentemente io. 600 grammi, 700 anche, di zucca gialla o zucca romana. Ci serviranno poi 80 grammi di panna liquida, un po' di noce moscata, del cipollotto fresco, olio extravergine d'oliva ovviamente e del pepe. Mettiamoci al lavoro! Per prima cosa andremo a pulire il cipollotto privandolo della parte verde e lo andiamo a tagliare. Vedete? Accendiamo il fuoco. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, fuoco medio, e andiamo a inserire tutto il cipollotto, aspettando che soffrigga. Bene, il cipollotto sta soffriggendo, non vi preoccupate di lasciarlo grosso, tanto dobbiamo fare una vellutata alla fine, quindi non è un problema. Ora sta soffriggendo, andiamo a inserire tutti i 600-700 grammi di zucca gialla. E la lasciamo andare così per un paio di minuti affinché il cipollotto vada a conferire proprio il sapore alla zucca. Benissimo, sono passati questi 2 minuti, andiamo a fare dei passaggi semplici, semplicemente a mettere pian piano del brodo caldo all'interno della nostra pentola, della nostra casseruola, avendo cura di ricoprire per bene la verdura. Alziamo un po' la fiamma, diamo una girata, ogni quanto andremo ad inserire il brodo, ogni qualvolta vediamo che la zucca comincia ad assorbire l'acqua. Ecco, vedete, io vado ad aggiungere un altro bel mestolo. Il fatto di avere il brodo caldo permetterà di non raffreddare ogni volta che facciamo questo passaggio la zucca. Andiamo anche a coprire con un coperchio. Alziamo la fiamma e lasciamo andare così per altri 10 minuti. Ecco, vedete? Sta sobbollendo per bene e la zucca sta cominciando ad ammorbidirsi ed è questo il risultato che vogliamo ottenere. Ovviamente non verrà messo sale all'interno della zucca nella preparazione perché il brodo è già salato di suo. Io vado ad inserire un altro mestolo. Lascio il coperchio aperto e cuociamo per altri 10-15 minuti, quando vediamo che la zucca si sarà veramente ammorbidita per bene. Ecco, vedete, la zucca si sta quasi completamente sciogliendo ed è questo il risultato che vogliamo ottenere. Anche l'acqua sta per bene evaporando. Aspettiamo altri 5 minuti, poi andremo ad insaporire con la noce moscata e con il pepe e andiamo ad ultimare il piatto prima dell'impiattamento. Ok, è giunto il momento di andare a insaporire la nostra vellutata mettendoci all'interno noce moscata, del pepe . Vedete c'è ancora un pochino d'acqua all'interno, lasciamola, questa servirà quando andremo a frullare la vellutata per renderla più vellutata. Ragazzi, il profumo è buonissimo. Non vi dico la noce moscata come esalta veramente questa zucca. Allora, andiamo a mettere anche gli 80 grammi di panna fresca e giriamo. Cosa succede? La panna aiuterà a rendere più delicata questa vellutata. Alziamo il fuoco.
quando ricomincerà a sobbollire, come in questo caso, prendiamo un mixer o un mini pimmer e cominciamo a creare la nostra vellutata. Benissimo, andiamo a creare la vellutata. Ecco, non siate frettolosi nell'usare il mini pimmer, create una bella vellutata, una bella crema liscia. Questo vi permetterà di avere meno grumi e meno pezzi grossi all'interno proprio di questa crema. Ottimo, la nostra vellutata è pronta, andiamo ad impiattare. Guardate com'è bella cremosa. Guardate. Vado a mettervi ancora un po' di pepe nero. Non tanto. E dell'erba cipollina. Potete scegliere se è fresca oppure secca. Questa è la nostra vellutata. Andiamo con la prova dell'assaggio. È davvero arrivato il mio momento preferito ormai, come sapete, quello della prova dell'assaggio. Quindi andiamo a sentire com'è questa vellutata di zucca. Io l'ho lasciata riposare un paio di minuti affinché si addensasse meglio. Andiamo ad assaggiare. Buon appetito, ragazzi. Guardate com'è cremosa. Guardate. È buonissima. È leggera, è delicata. Il pepe ha fatto il suo, anche questa erba cipollina secca sopra, oltre a dare colore al piatto, l'ha reso davvero ottimo. Quindi che dire, dalla cucina per tutti ragazzi, io vi saluto, lasciate un commento qui sotto, un like, iscrivetevi al canale e andate a visitare anche la mia pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0. Quindi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi! Io mi vado a finire quest'ottima vellutata.